Buongiorno dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Si è conclusa in mattinata la cerimonia di intitolazione dei Giardini Europa di Muggia a Eddie Cosina, il poliziotto morto con Paolo Borsellino e la sua scorta nella strage di Via D'Amelio a Palermo nel 1992. Sul posto c'era anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che a margine della cerimonia ha parlato anche della questione dell'hotspot per i migranti. Il progetto va prima condiviso con il territorio. Ha detto: ma andiamo subito a Muggia per farci raccontare da Anna Vitaliani la cerimonia. Anna, buongiorno. Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori. Come detto, siamo proprio qui davanti agli ex Giardini Europa. Da questa mattina Giardini Eddie, Walter, Max, Cosina, davanti alla Biblioteca Comunale nel cuore di Muggia. La presenza del ministro Matteo Piantedosi particolarmente significativa per noi giornalisti, al quale abbiamo chiesto proprio sulla questione migratoria. Da giorni, da settimane, si parla di un possibile hotspot in Friuli Venezia Giulia. Il governatore Massimiliano Fedriga ha detto 400 migranti sono stati trasferiti da questa regione, mentre il ministro non ha voluto parlare di dove potrebbe essere effettivamente posizionato questo hotspot. Ascoltiamolo. Meglio farle a Trieste, vicino al confine, così aveva proposto il SIUL. Ma sì, le zone di confine sono particolarmente di valenza per quello che riguarda appunto la gestione di questi fenomeni, però poi bisogna trovare, ripeto, le compatibilità giuste sia delle strutture, dei luoghi, il consenso e la condivisione con gli amministratori territoriali, quindi faremo delle scelte. Era in agenda che se ne parli, insomma, che se ne discuta, ma lo faremo rispettando tutte le sensibilità. Il ministro ha poi visitato il comune di Muggia, il municipio, il centro storico, ora è a Trieste in prefettura, ma ripercorriamo insieme la cerimonia di questa mattina. Una cerimonia solenne con la presenza dello Stato per ricordare un uomo dello Stato, a Eddie Walter Max Cosina, agente di polizia della scorta del giudice Paolo Borsellino, assassinato in servizio 31 anni fa, vengono intitolati i giardini appena rinnovati della biblioteca di Muggia, presenti le massime autorità locali, presente lo Stato con il ministro Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani. La targa del giardino non a caso su un blocco di pietra. Rappresenta un uomo di Muggia, un figlio di Muggia e quindi una roccia che fa parte del nostro territorio così forte, incorruttibile e imperituro nel tempo. Il 13 luglio del 1992, a meno di due mesi dalla strage di Capaci, ha dichiarato il ministro Matteo Piantedosi, dalla lontana Muggia Cosina si rende disponibile a difendere la città di Palermo, dimostrando coraggio e generosità che dovrebbero avere tutti gli uomini di Stato. Chi rappresenta le istituzioni, ma ognuno di noi nella vita quotidiana deve fare la scelta per tutelare la legalità e consegnare una comunità e un paese libero anche a chi verrà dopo di noi.